sommato una festa che ha qualche problema a decollare ai livelli giusti, ma penso sia ormai consolidata nell'immaginario. Lei e soprattutto per la comunità di Albi sicuramente. Sicuramente per la comunità di Albi è una grande soddisfazione poter annoverare la quarta edizione, che significa che un lavoro costante e proficuo anche da parte degli enti che hanno partecipato a sostenere anche economicamente l'iniziativa significa che qualche risultato c'è stato. E i risultati possono essere anche considerati tenendo conto della maggiore sicurezza del percorso e poi la presenza di quotidiani e reti televisive anche di tutti i giri è un segno che la manifestazione può avere ancora sviluppi maggiori e prospettive ancora maggiori di presa per il pubblico e per i piloti stessi che partecipano. In estrema sintesi, che cosa ha significato veramente nel tessuto urbano, nell'ideologia, nella quotidianità della comunità di Albi avere a che fare con una manifestazione motoristica, insomma, dopo che nella sua storia non aveva avuto a che fare chiaramente con nulla che aveva a che fare con i motori? Sì, no, no, non solo il sindaco in persona non ha mai avuto a che fare con i motori, visto che fa tutt'altro nella vita di tutti i giorni, ma anche la comunità albese non aveva grande esperienza o conoscenza diretta delle attività motoristiche se non i Gran Premi di Formula 1 che vediamo in televisione. La manifestazione ha avvicinato sempre di più questa forma e questo tipo di sport alla popolazione albese e questa manifestazione specifica, la prima scalata, agli albesi, il che ormai fa sì che anche gli albesi diventano sempre più esperti di questo tipo di competizione. Una domanda a bruciapelo terrificante, può anche non rispondere. Lei è stato da ex novo rinnovato nella carica di sindaco. Una fortuna assoluta per la gara di Albi o una cosa indifferente? Non pecco di modestia, però la manifestazione è nata per una forte partecipazione e pressante iniziativa anche dell'amministrazione comunale e del sindaco di Albi. Carmelo, allora, non molti avversari, comunque tu ti diverti sempre su percorsi di questa natura, vero? Sì, perché mi piacciono i percorsi lunghi, poi Albi mi è piaciuto dalla prima edizione, da tutte le persone che ci sono qua, l'accoglienza che mi hanno dato sempre. Ci sono pochi concorrenti, però mi interessa stare sulla macchina per svilupparla sempre. Il percorso è abbastanza migliorato, l'abbiamo visto insieme, ci siamo fatti anche una salita con una vettura turistico, diciamo. Perché via d'Albi, che tutto sommato è un percorso molto interessante, mi dicevi, mi hai fatto vedere delle cose straordinarie, non raccoglie il consenso dei piloti maggiori delle sport? C'è un motivo secondo te per cui i tuoi colleghi sfuggono questa corsa in qualche maniera? Può darsi che sia un tracciato lungo e molto impegnativo, perché uno ci deve lavorare, deve... Io la prima volta che sono venuto sono rimasto una settimana qua per imparare la strada, perché è un tracciato che ti impegna molto, però è divertente, fino a quando si impara è divertente. Per concludere, proprio una battuta definitiva, ho visto che qui i bambini ti fanno festa, evidentemente sei un beniamino anche per loro. Penso di sì. In bocca al lupo Carmelo, ciao. Ciao. Carmelo, tuo padre. I pesi, pure. Tuo padre. Pronto?
Bene amici, ecco gli eroi di questa gara in salita di Albi, pochi istanti da quando Carmelo è sceso dalla macchina. Abbiamo appreso dal suo cronometro il tempo, riteniamo non dovesse avere nessun problema per la vittoria assoluta, quindi lo proclamiamo qui in questo momento, senza saperlo, vincitore assoluto con 6.47, quindi verosimilmente un tempo che l'ha portato alla vittoria. Allora Carmelo, ha avuto dei problemi, ci ha detto velocemente, dici tutto. Allora, dopo metà percorso, dopo il pezzo veloce che c'è qui, ad Albi si è rotta la seconda, non entrava più, allora ho fatto tutta l'altra strada, prima e terza. Volevo fare un tempo che rimanesse... Quindi disubbidendo agli accordi della partenza di ieri? Sì, no, salivo tranquillo veramente, mi sentivo di fare un bel tempo, solo che le cose capitano. Vabbè, terzo anno quindi l'iscrizione di Carmelo Scramozzini all'Albo d'Oro della salita della Sila Piccola. A giro velocissimamente una battuta solamente, Ivan Batacchi, CN3 Osella. Sì, qualche problema con la barra davanti, si è spezzata ieri, non l'ho potuta sostituire. La gara ho fatto una... sono salito tranquillo. Crediamo sicuramente un altro vincitore, Gianluca Rodinò con il Peugeot 106. Gianluca. Sì, ho fatto una bellissima gara, ho abbassato 3 secondi dal mio record che durava da 2 anni, non riuscivo a farlo. Quest'anno ci sono riuscito, sono contentissimo. Agostino Lembo. Dica. No, cosa hai fatto? Secondo te? Primo di classe. Sicuramente ti sei divertito. Mi sono divertito tantissimo, perché okay. Sto con gli amici, quando sto con gli amici mi diverto tantissimo. Grazie a tutti. Grazie a te. Allora, Ennio, con la tua Tiga, diciamo, abbiamo visto che stai cominciando a domarla. È una macchina complicata, comunque hai fatto, credo, un bel tempo. Sì, effettivamente è una macchina, soprattutto per questa strada, molto tortuosa, una macchina molto difficile da guidare. Comunque sto cominciando a prenderci, come suol dire, la mano e... Niente, ho fatto un bel tempo, ho abbassato quasi 9 secondi da ieri e niente, che vada sempre avanti così e... Un altro protagonista, Paolo Sirianni, con quella Deltona tu e la miri sulla strada, sembra un cavallo imbizzarrito. Imbizzarrito, purtroppo devo fare tutti i miei sacrifici per tenere la sua strada, Albino. Comunque è un divertimento vedere. Ciao, in bocca al lupo Paolo, ciao, grazie.